Arianna D'Amato ha la personalità di una piccola ape furibonda. Sa dirmi cosa significa? Lo chiedo al dottor Lamantia. È morto una settimana fa. Ho letto che eri una musicista molto Sono importante. Sono una musicista. Vado. Arianna. Ho letto le note. Ricchissimi, potentissimi, eppure nobili, ma di livello aragonesi, borboni. Cosa vuoi? Alza le mani, mettili sul tavolo, per favore. Alzale, per favore. Da quanto tempo soffri di questa nevrosi? Di quale nevrosi? Smettila di muovere le mani, mi dai i nervi! Perché hai ucciso il professor Berger? Il direttore d'orchestra, perché l'ha ucciso? Come mai tra tutti gli strumenti hai scelto la chitarra? Perché per suonarla devi appoggiarla al cuore. Come hai detto? Perché per suonarla devi appoggiarla al cuore. Con te comunico. Norian, sono io che comunico con te. Cosa stai suonando adesso? Una gavotta di Bach? Aiutami. Aiutami. Ti prego, aiutami. Non posso fare niente. Proprio non ce la fai a starmi lontano, eh? Che bella sei. Non devi aver paura. Ehi, Vissani, D'Amato! È stato bello, no? Sei felice? Mi soffocava. Fai questo, fai quello. Suona così. La musica è matematica, non è libertà. Tu non devi sognare. Devi sognare che ti ascolta. Quel giorno non so cosa è successo, non me lo ricordo. So solo che lui voleva strapparmi l'anima e rimodellarla a suo piacimento. Tu mi hai ridato la libertà. No, Arianna. La libertà è un'altra cosa. La libertà è questa.